E qual è questa gloria in realtà? È una gloria che non ha niente a che fare con quella che in realtà ci propina il mondo. Perché mentre noi pensiamo alla gloria, sempre inteso come a una gloria che ci esalta, no? Perché noi pensiamo alla gloria di adesso, pensiamo sempre a qualcuno che o si esalta, o quindi o si dà la gloria da se stesso o la cerca la gloria, perché noi pensiamo alla gloria come a mettersi sempre in mostra, a diventare sempre più evidenti. La gloria in realtà di chi è? Di chi è vincente e di chi è sempre più evidente. Invece la gloria nel Vangelo, soprattutto appunto la gloria di Gesù e soprattutto questo è evidente soprattutto in questo Vangelo, è la gloria di chi? È la gloria del chicco di grano che muore. E come muore il chicco di grano? Muore sottoterra, muore interrato, muore nascosto, muore nel buio, muore martoriato. Quindi è una gloria di chi perde, è la gloria di chi sembra non essere per niente vincente. Quindi è una gloria strana. Quindi che dobbiamo dire? Che la gloria dei cristiani, la gloria di Gesù è la gloria di un perdente? Sì? No. Questo è quello che ti vuole far credere il mondo, questo è quello che ti vuole far credere il demonio, perché appunto ti vuole far credere che la gloria è per i cristiani è la gloria di un perdente, e perdente significa sfigato, perdente significa poveraccio. Invece non è vero, perché la gloria è la gloria di chi perde qualcosa per dare qualcosa, per farsi dono, per guadagnare qualcosa a qualcuno e anche a se stesso, soprattutto a Dio, che appunto è la situazione di Gesù. Voi pensate, quando Gesù parla di gloria si sta riferendo appunto alla croce, e la voce che viene dal cielo, che è la voce di Dio Padre, a un certo punto voi sentite che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Quando dice l'ho glorificato, vuol dire che Gesù aveva già la sua gloria, e quando dice lo glorificherò ancora, vuol dire che sta parlando della stessa gloria. Qual è la gloria uguale che Gesù aveva anche prima della croce? E come può essere la stessa gloria riferita alla croce? Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, al versetto 5, parla della gloria che aveva presso il Padre prima della creazione del mondo. Quindi prima della creazione del mondo Gesù aveva una gloria che è paragonabile alla gloria della croce. Quindi non è per niente una gloria perdente, non è per niente una gloria che non è feconda, anzi, addirittura è il contrario, perché è una gloria così piena, così feconda, che è una gloria che è creatrice. La gloria di Gesù, prima della creazione del mondo, crea il mondo. Ed è la stessa gloria che Gesù avrà sulla croce. Ecco perché Gesù salverà il mondo attraverso quella gloria sulla croce. Ed ecco perché è la stessa gloria che appartiene al chicco di grano che muore sottoterra. Ecco, pensate in questo senso quanto è grande quello che il Signore ci dice quando dice a ciascuno di noi: chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Naturalmente il Signore non ci dice di avere in odio la nostra vita, ci chiede di amare a tal punto la nostra vita da donarla. Quando Gesù dona la vita, non la sta semplicemente dando in sacrificio, ma la sta donando. Gesù è colui che ha la vita in sé e la sta donando. Allora, quando ci chiede di odiare la vita, di odiare la nostra vita, ci sta semplicemente dicendo di diventare dono per gli altri, appunto come il chicco di grano. Non è facile morire come un seme, a volte ci vuole pazienza. Gesù stesso è turbato, però sa che quello è il momento in cui salverà il mondo. Ci vuole pazienza, come un seme, magari ci vuole qualche giorno e poi vedrà spuntare i primi germogli. E proprio quello che sembrerà essere il segno della disfatta, invece sarà il segno della vittoria del bene sul male. Perché quando Gesù dice: quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me, ora è il momento in cui il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Cioè, voi immaginate, mentre Gesù viene innalzato, viene abbassato il principe di questo mondo. Gesù sta vivendo questa situazione in un momento di turbamento. Lui stesso lo dice: io sono turbato, ma che devo dire? Allontanami da questa via, da questa ora? No, io sono nato per questa ora. Quindi glorifica
questa ora, fammi splendere in questa ora perché io possa completamente compiere la tua volontà, ed è quello che chiede a ciascuno di noi. Allora, quello che il Signore ci chiede è di assomigliare completamente a Lui, dando la nostra vita per Lui. Questo tante volte è difficile, perché ci chiede appunto di perdere, di imparare a perdere qualcosa. Ma come? Appunto, dando la nostra vita. Come? Odiando, nel senso di non rimanendo avvinghiati alla nostra vita, perché rimanere avvinghiati alla vita vuol dire rimanere avvinghiati a delle cose, non alla vita. E le cose non sono la vita, le cose non hanno un'anima, quindi non ce le portiamo nell'aldilà. Ecco perché le perdiamo per la vita eterna. Per questo il Signore ci chiede di perdere la nostra vita, solo così possiamo guadagnarla per la vita eterna. Allora, proprio grazie.